Grazie a tutti, buongiorno. Allora, io vi porto un caso di intervento applicativo proprio perché, siccome abbiamo parlato di passare dalla scienza alla conservazione, volevamo mostrarvi un esempio di come i dati che abbiamo raccolto di tutti i vari studi scientifici che vengono messi a sistema all'interno dell'osservatorio poi possono avere delle ricadute pratiche di interesse. Mi scuso se magari i concetti delle prime slide per molti di voi saranno banali, nel senso che comunque sono cose abbastanza risapute, però proprio perché prima il Presidente ha parlato anche di fare comunque formazione, la prendiamo un po' alla larga prima di arrivare a vedere come abbiamo usato i dati. E parliamo di reti ecologiche. Quindi le reti ecologiche, molti di voi sanno, sono fondamentalmente dei sistemi che vengono anche definiti infrastrutturali con cui si tenta di mantenere la connettività ecologica, cioè con cui si permette alle popolazioni biologiche di rimanere in contatto e non di essere frazionate ed isolate. E questo avviene attraverso delle aree sorgenti dove la biodiversità è particolarmente ricca e dei corridoi attraverso i quali poi le specie possono migrare, possono crearsi flussi genetici affinché comunque rimangano vitali delle popolazioni molto ampie delle singole specie e delle comunità. Questo è un esempio di un territorio in cui c'è una rete ecologica molto valida, lo vedete anche da voi, ci sono tutta una serie di elementi naturali e seminaturali pur all'interno di un contesto che comunque è anche antropizzato, di campi coltivati e di infrastrutture umane. Questo invece è un esempio che purtroppo è proprio della regione Lombardia e della Campania sud di Milano, in cui invece decisamente c'è una rete ecologica molto meno efficace. E infatti nelle zone particolarmente antropizzate come è la Lombardia è molto difficile mantenere una rete ecologica che abbia una sua valenza funzionale. E questo per via di quello che abbiamo già accennato, un'evidente frammentazione degli habitat, che è quello che si è visto anche prima, e un conseguente isolamento delle popolazioni. L'isolamento delle popolazioni provoca tutta una serie di problematiche a queste stesse popolazioni perché si perde in genetica, quindi le popolazioni diventano più deboli a livello genetico, hanno meno variabilità interna, interspecifica, sono quindi più soggetti ad altre minacce come subiscono maggiormente l'effetto delle invasioni delle specie aliene e anche gli effetti negli ultimi anni del cambiamento climatico. Questo può portare all'aumento del rischio di estinzioni locali, l'abbiamo visto prima quando abbiamo parlato dello stato di conservazione delle specie di interesse conservazionistico a livello comunitario e un aumento del rischio di estinzione complessiva. Qual è la risposta? La risposta di Regione Lombardia è stata creare una rete ecologica regionale, che tra l'altro è stata inserita come strumento nella pianificazione regionale. Quindi noi abbiamo una rete ecologica, probabilmente molti di voi conoscono questa mappa, è anche disponibile sul geoportale regionale proprio perché questa infrastruttura verde è inserita nel contesto della pianificazione regionale. E fondamentalmente tenta di consentire la realizzazione di un sistema diffuso di connettività, di habitat, per garantire anche il flusso delle popolazioni. E lo fa attraverso gli elementi di primo e secondo livello, che sono le aree sorgenti e le aree buffer intorno a questi elementi, e i corridoi ecologici, che possono essere più o meno antropizzati. Come vedete anche dalla mancanza di colore, la pressione antropica massima si esplica anche nella difficoltà di creare una rete ecologica valida, principalmente nella zona di pianura, che è poi l'area biogeografica continentale citata prima dall'ingegnere Marcini. Veniamo poi a come abbiamo usato i dati, finalmente. Abbiamo già citato il progetto Gestire 2020, che è l'antenato del progetto NACConnect e che si è concluso l'anno scorso, che era è già stato detto un progetto relativo alla rete Natura 2000, ma che prevedeva specificatamente un'azione per la pianificazione e il supporto degli interventi necessari alla connessione ecologica di fuori dalla rete Natura 2000, proprio perché l'intendimento della rete Natura 2000 non è di sicuro quello di creare dei siti che siano completamente isolati da loro, ecologicamente non avrebbe senso, cioè creiamo degli zoo più che un sistema ecologico vitale. Però pianificazione ci si è posto il problema, cosa dobbiamo fare? La rete ecologica regionale ce l'abbiamo già, e allora in realtà invece che pianificare una rete che di fatto esisteva già, abbiamo pianificato una serie di interventi specifici per irrobustire la capacità di questa rete. Quindi fondamentalmente abbiamo ideato un rafforzamento ulteriore della connettività attraverso il consolidamento di determinati habitat che poi vi mostro. E quindi abbiamo individuato delle aree prioritarie di intervento, proprio delle celle fisiche della regione Lombardia inserite all'interno del contesto della rete ecologica regionale in cui andavano definiti tutta una serie di interventi. E come definire questi interventi? Beh, innanzitutto bisognava capire che aspetto dare a queste aree prioritarie. Quindi
è stato individuato un primo gruppo che erano delle aree WAF particolarmente consolidate intorno ai siti Natura 2000 e un secondo gruppo che facesse da, si chiamano stepping stones, da tessere ambientali esterne, quindi dei luoghi con habitat idonei che potessero consolidare la capacità delle popolazioni di spostarsi da un sito all'altro. E andavano definite attraverso sia l'esame dell'idoneità ambientale delle, di queste singole aree, sia della pressione antropica circostante, ma soprattutto attraverso l'individuazione della presenza o anche assenza di popolazioni di specie obiettivo. Quindi capire quali potessero essere le specie e capire se erano presenti o no e se c'era un potenziale perché tornassero anche se non presenti. Voi capite che tutto questo può avvenire solo con un quadro conoscitivo esaustivo, quindi con l'elaborazione di dati territoriali, l'esame della letteratura, l'esame dei piani di gestione della letteratura 2000, ma soprattutto l'uso, e qui veniamo al diciamo, titolo della presentazione, l'uso dei dati faunistici e dei monitoraggi sul campo che vengono condotti grazie all'osservatorio regionale. E infatti noi abbiamo a disposizione un database che avevamo già presentato anche l'anno scorso per chi c'era all'evento, ma che qua brevemente ricapitoliamo. Solo per la parte faunistica mette a sistema i dati relativi a più di 500.000 record di osservazioni su fauna di vario tipo, dagli invertebrati ai mammiferi e agli uccelli, e valuta la distribuzione delle specie non solo nello spazio ma anche nel tempo, importantissimo per stabilire com'è l'andamento dello stato di conservazione delle singole specie. Quello è un esempio, il picchio nero che avevamo mostrato l'anno scorso, di un esempio positivo, per fortuna ci sono anche quelli, di una specie forestale che a causa dell'avvenuto cambiamento dell'uso del suolo da parte dell'uomo sul territorio regionale sta subendo, gli sta permettendo una forte espansione e quindi uno stato di conservazione migliore. E comunque finanzia anche progetti per la raccolta di nuove osservazioni, abbiamo proprio parlato prima con Alessandra, laddove ci sono delle lacune da colmare. Allora, grazie a questi dati, quello che abbiamo individuato sono delle specie ombrello, si chiamano, quindi delle specie obiettivo, ma che sono anche specie che diciamo non per forza appariscenti, ci sono anche libelle, ci sono farfalle, ci sono anche specie molto piccole, ma che sono molto sensibili al miglioramento di determinati habitat, che sono quelli che vedete elencati, e che quindi nel ripristinare gli habitat in funzione di queste specie si portano chiaramente dietro il fatto che abbiamo comunque una riqualificazione di tessere nel mosaico di tessere ambientali nel mosaico complessivo della collettività ecologica. E vi faccio vedere alcuni esempi. Ad esempio, avevamo i dati di distribuzione della verba piccola, abbiamo visto che, come potete notare, soprattutto nella parte ovest della Lombardia aveva un deficit di popolazioni. Abbiamo individuato delle tessere di mosaico in cui ci fossero, li vedete in fucsia, popolazioni significative nei pressi dei siti Natura 2000, ma che fossero siti Natura 2000 come la Buzzetta, come le Groane, che in realtà sono molto più isolati, i fiumi iniziali devono essere molto isolati da di loro per via chiaramente del contesto esterno che è ostile alla collettività ecologica. Poi abbiamo individuato delle popolazioni significative lontane dai siti Natura 2000 e che potevano andare bene come stepping stones, vedete, per collegare i siti di Ola con ad esempio l'Otto Pavese, e aree potenzialmente idonee ma che erano risultati in quei livelli di popolazioni significative, ma che per tutta una serie di cambiamenti a livello anche del tessuto agricolo lasciavano la speranza di poter creare più facilmente che in altre situazioni dei contesti favorevoli al ritorno della verba piccola, che in questo caso era la scomparsa. E queste zone, vedete, poi sono diventate tutte api, o all'intorno di siti Natura 2000 isolati o esterni a siti Natura 2000. Stesso discorso si può fare per la polissena, di cui tanto si parlerà più diffusamente in un'altra presentazione. In questo caso vi mostro un'altra capacità dei dati dell'osservatorio, che è quella di indicare anche luoghi dove la specie è stata cercata, monitorata ma non trovata, che sono i puntini rossi, rispetto a quelli verdi dove invece ci sono dei record o attuali o storici di presenza della polissena. E questo è chiaramente un altro pregio per dare delle indicazioni gestionali. Qui cosa è avvenuto? Il problema della polissena rispetto alla verba piccola, che invece subisce più tardi la frammentazione degli habitat, è che ha una stretta dipendenza, soprattutto nella fase larvale, a una pianta nutrice. Cioè, se c'è quella pianta, la polissena può esserci, se non c'è quella pianta, la polissena non c'è. E quindi è un equilibrio molto delicato per le due specie. Quello che è stato fatto nei record faunistici della polissena è anche presente, grazie in questo caso soprattutto all'attività dell'associazione IOLAS, che abbiamo visto far parte della rete di monitoraggio territoriale, avevamo anche l'indicazione dei siti in cui, diciamo, della stima della quantità di pianta nutrice disponibile nei vari siti.
E proprio questo ci ha portato a definire delle aree prioritarie di intervento, delle API, laddove ci fossero delle popolazioni in sofferenza presso siti Natura 2000, in questo caso ci si è concentrati lungo la strada del Po, o popolazioni in sofferenza in zone storicamente colonizzate, ma dove non si era più rinvenuta, o si era rinvenuta la sofferenza, quindi con pochi individui, la specie. E in questo caso gli interventi sono per la conservazione in realtà della pianta nutrice, cioè se l'habitat per la pianta nutrice viene conservato adeguatamente, viene migliorato, la specie in realtà ritorna, ha il potenziale per ritornare. Un altro ultimo esempio, la rana di lataste, che è un'altra specie di direttiva habitat. La rana di lataste in realtà, se voi guardate la distribuzione nel reporting della rete Natura 2000, occuperebbe tutto l'areale della zona continentale, della area geografica continentale. La realtà dei monitoraggi degli ultimi anni ci dice un'altra cosa, ci dice che al di fuori delle zone golenali dei fiumi, delle zone dove sono ancora presenti aree umide, principalmente nelle aree protette, le popolazioni si stanno fortemente contraendo per via del fatto che tante aree umide negli ultimi anni sono state eliminate o comunque hanno subito tutta una serie di problematiche anche relative alla carenza idrica e al cambiamento climatico. In questo caso si è intervenuti diffusamente per il ripristino degli habitat, sia sempre intorno a siti Natura 2000, e in questo caso gli interventi comprendono anche la lotta alle specie aliene invasive, sia reintroducendo habitat idonei in aree storicamente frequentate dalla specie e in aree, vedete, che stanno un po' a cavallo delle zone in cui la specie è ancora molto diffusa, affinché si creasse di nuovo una metapopolazione in grado di permettere il flusso genetico tra popolazioni diverse, quindi con un miglioramento della metapopolazione. Queste sono le api, quindi sono 41, indubbiamente noterete subito che sono molto più concentrate nella parte continentale e nella parte ovest della Lombardia. E questo è semplicemente per il fatto che sono parti che, per tutta una serie di questioni relative all'uso del territorio, all'urbanizzazione, all'agricoltura intensiva, hanno più bisogno fondamentalmente di essere consolidate. Fondamentalmente questo fa ripristinare due grandi assi, con questi appunto consolidamenti, per migliorare i corridoi ecologici che vanno dalla zona appenninica alla fascia collinare, e questa ha tutta una serie di positività. Ad esempio l'Ortico Pavese, anche nella zona collinare montana, è un hotspot ad esempio di biodiversità per le farfalle a livello europeo, e sia lungo il fiume Po, che comunque sono zone che sono molto intensamente sfruttate come agricoltura e come corticoltura, ma ha tutta una sua chiara valenza. C'è una forte concentrazione proprio nella piana pavese, per quello che vi dicevo, perché la volontà era comunque di mettere in collegamento l'Oltre Po con tutte le zone, i corridoi ecologici a nord del Po. E come si declina poi nel pratico la presenza delle aree prioritarie di intervento? Intanto sono state definite con un atto normativo, con una DGR. Quindi se voi andate sul geoportale della Lombardia, all'interno della casistica delle aree protette, ci sono anche le aree prioritarie di intervento. Questo consente in realtà l'allocazione di fondi specifici, e tutto quello che in realtà viene fatto nelle aree prioritarie di intervento è tutto su base volontaria, cioè non sono aree protette in senso classico con terreni di proprietà pubblica, sono aree dove si tenta di incentivare la coesistenza tra le pratiche umane, anche con finanziamenti appositi, come ho già detto, e gli elementi naturali. Per fare questo sono stati prodotti, proprio sulla base dei dati analizzati, gli schema direttori di intervento si chiamano, con anche dei tipologici di intervento per ciascuna area protetta, identificando gli interventi migliori e le zone più interessanti per realizzare fisicamente questi interventi. Quindi vedete ad esempio vari tipi di intervento che possono andare dalle aree umide al miglioramento di habitat prativi e forestali, e basta, ho finito. Chi vuole collaborare al conferimento di dati faunistici all'osservatorio, che sono sempre graditi, abbiamo attivato un progetto sul sito inaturalist.org, che è un modo molto efficiente di raccogliere dati. Questo è il link proprio al progetto specifico, e quindi per chi è iscritto a inaturalist, iscrivendosi a questo progetto, ci può conferire le coordinate anche di specie protette. Così noi possiamo inserire nel database le coordinate corrette, perché altrimenti in realtà il sito giustamente lo oscura per evitare il bracconaggio e quant'altro. E in più, chi invece non è iscritto, se vuole, può iscriversi a questo sito, che è molto bello, molto intuitivo, e ci dà comunque una mano. Grazie.